Oscar Giannino e il principe. Io non so se voi sapete chi è Oscar Giannino, però io so chi è Oscar Giannino, perché di Oscar Giannino mi sono interessato qualche anno fa. Oscar Giannino è un simpatico economista italiano, e un simpatico economista, un ottimo economista. E alcuni anni fa fondò il partito intitolato Fare per fermare il declino. Oscar Giannino è un consulente economico, parla a Radio 24, ha partecipato a tante trasmissioni televisive. Oscar Giannino, e appunto fondò alcuni anni fa il movimento politico intitolato Fare per fermare il declino. E io mi interessai di Oscar Giannino perché alcuni anni fa, quando egli fondò il partito Fare per fermare il declino, un suo amico intimo, un amico intimo di Oscar Giannino, pubblicamente lo accusò e gli disse: tu, Oscar Giannino, non sei laureato, anche se tu da qualche parte hai scritto di essere laureato. E per cui Oscar Giannino incassò, in maniera signorile incassò, mi pare che si dimise, ma il partito è andato avanti, il partito di Oscar Giannino è andato avanti, Fare per fermare il futuro. E io allora, che anno era? Ve lo dico subito, perché io ho dedicato un video a Oscar Giannino. Ah, ecco qua leggo febbraio 2013, eravamo nel febbraio 2013 e io alla vicenda dedicai appunto un bellissimo video intitolato Oscar Giannino, intitolato Oscar Giannino, e io tale video intitolato Oscar Giannino del febbraio 2013 ve lo metto qua nel riassunto di questo video. Oscar Costui è Oscar Giannino. È un personaggio simpatico, eh? Il principe? E chi è il principe? Allora, Corriere della Sera odierno, la sentenza. Oscar Giannino deve risarcire a Montezemolo, articoletto di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera di martedì 27 giugno 2017. Eccolo qua, vedete? E questo è l'articolo. Vedete? Oscar Giannino deve risarcire Montezemolo. Beh, Montezemolo lo conoscete senz'altro. Montezemolo lo conoscete senz'altro. E ha tanti nomi Montezemolo. Io sto cercando qua il suo nome completo, ma non lo trovo. Montezemolo, mi pare che sia un principe. Mi pare. E se non è un principe, mi scuso, sarà comunque qualcos'altro. È un nobile. È un nobile. È un nobile. Allora, il principe, che non so, il marchese, il duca, non so che dire, è un nobile. Montezemolo ha ricoperto tutte le cariche aziendali italiane, tutte, le ha ricoperte tutte o quasi tutte. Le ultime cariche del principe sono state quelle di presidente della Ferrari, poi è stato liquidato da Marchionne, ma credo che abbia avuto una buona liquidazione. E poi è stato pure presidente, mi pare, dell'Alitalia. E su questa faccenda potrebbe meglio documentarmi il mio amico Mauro Milia, che se ne intende dell'Alitalia e di compagnie aeree, perché egli stesso, Mauro Milia, ci lavora nelle compagnie aeree, fa parte del personale di bordo. Non so se sia un pilota, un copilota, non lo so, non ha importanza. Mauro Milia le vicende dell'Alitalia le conosce meglio di me.
e quindi potrebbe dire ciò che di buono ha fatto il principe Montezemolo per l'Alitalia e magari anche quanto ha avuto di buona uscita o di liquidazione quando si è dimesso dalla presidenza dell'Alitalia. Allora, vi ho presentato sia Oscar Giannino che il principe. Mi scuso con Montezemolo se egli principe non è. Comunque, di certo è un nobile. E di certo è un nobile. E adesso il tribunale ha sentenziato che Oscar Giannino deve risarcire il principe Montezemolo con 15.000 euro. 15.000 euro. 15.000 euro. Poi se posso questo articolo ve lo metterò come link nel riassunto del video, capito? Se posso, se posso, cari amici, comunque ve lo faccio vedere nella sua interezza e lo potete trovare voi stessi l'articolo se andate su un motore di ricerca. Qua avete tutti i dati, vedete? Luigi Ferrarella, la sentenza, Giannino deve risarcire Montezemolo, Luigi Ferrarella e Corriere della Sera, martedì 27 giugno 2017, 15.000 euro. 15.000 euro è la stessa cifra che io ho percepito per questa mia opera, La Lama e la Rosa, vedete? Nelle edizioni internazionali Hachette, vedete? Hachette, La Lama e la Rosa. Per questo lavoro io ho percepito e 15.000 euro, mi pare, sta scritto qua. Euro 15.000, eccolo qua. Vedete? Banca Intesa, quando eravamo il 3 maggio del 2006, ecco qua, vedete? Pagamento diritti d'autore. Le comunichiamo che è disponibile presso Sportello in Corso della Libertà 10 a Mantova l'assegno di euro 15.000 per conto di Hachette Fascicoli. Sì, perché l'opera apparve in fascicoli che vennero distribuiti in tutte le edicole italiane per ben 2 volte. Per ben 2 volte. L'opera fu ben pubblicizzata anche a livello televisivo, sia sulla TV pubblica che sulle TV private. Vedete che bello, cari amici? Soltanto che io qua per quest'opera ci ho lavorato diversi anni. Vedete, i codici segreti della storia, non si scherza, i codici segreti della storia, guardate che roba. E invece Oscar Giannino non gli prende i 15.000 euro, li deve dare al principe per aver detto qualche parolina che la si può interpretare in tante maniere, però dura l'ex, sed l'ex, così ha sentenziato la magistratura, per cui Oscar Giannino si deve mettere l'anima in pace, si mette l'anima in pace, e Oscar Giannino è meglio non mettersi a discutere con la nobiltà, Meglio non mettersi a discutere con la nobiltà. Oscar Giannino ti sei messo a discutere con Montezemolo. È un duello impari, impari, capito? Dobbiamo adeguarci noi ai nostri interlocutori, capito? Ci si deve adeguare. Quando si sale sul ring, si deve essere tra pari peso. Oscar Giannino, tu sei un peso piuma, Montezemolo è un peso massimo, e poi Oscar Giannino, con rispetto parlando, absit iniuria verbis, il tuo cognome è Giannino, il cognome del principe è Montezemolo. Anche il mio cognome è Massoni, insomma il cognome
Il cognome vale qualcosa. Da una parte Giannino, cognome Giannino, dall'altra il cognome Montezemolo. E qua c'è il cognome Massoni. Bisogna tener conto dei cognomi, quando si fa un duello, bisogna tener conto dei cognomi. Vedi qua, Serafino Massoni. Vabbè, cari amici, vi ho dato la mia informazione. Sappiate che nel riassunto di questo video troverete il mio antico video dedicato a Oscar Giannino nel 2013, mi pare. E Oscar Giannino è un personaggio simpatico, è un personaggio simpatico. A me è particolarmente simpatico, anche perché, anche se non è laureato, egli è più competente di un laureato. Tant'è vero che collabora con le pregiate trasmissioni di Radio 24 ed è stato chiamato molto spesso in televisione come consulente per le questioni economiche. Va bene, cari amici, Oscar Giannino è il principe. Oscar Giannino è il principe. E poi ci sono i cognomi: Giannino, Montezemolo e Massoni. Anche i cognomi hanno un loro peso, eh? Ok. A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.